E con questa bella sinfonia torniamo insieme all'appuntamento del giovedì con l'agenda del santuario. Oggi 21 marzo, siamo entrati nella primavera, che bello, finalmente, anche se non è stato un inverno particolarmente freddo, la primavera si attende sempre con grande piacere, in maniera particolare quest'anno poi, che sostanzialmente coincide con l'arrivo della Pasqua. La Settimana Santa è alle porte, come avevamo già detto la scorsa settimana. Quest'anno celebriamo la Pasqua l'ultimo giorno, l'ultima domenica di marzo, in concomitanza anche col cambio dell'orario che avverrà tra la notte di Sabato Santo e appunto la domenica di Pasqua, 31 marzo. Andiamo a vedere sul santuario con la nostra webcam e l'aiuto della regia a cura di Luigi Martino e Roberto Viscio. Se c'è il sole a San Giovanni Rotondo, ebbene sì, è una mattinata leggermente ventilata, quindi le temperature sono fresche, primaverili appunto, però c'è un cielo sgombro di nubi che ci lascia ben sperare per questi riti pasquali ormai alle porte. Intanto domenica scorsa, 17 marzo, la sacra reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcino è stata traslata, come di consueto, dalla chiesa Santa Maria delle Grazie nella chiesa nuova. Con l'aiuto della regia proprio vedremo tra qualche istante le immagini di questa domenica affollatissima di pellegrini che, come vedete, hanno seguito la traslazione accompagnando il corpo di Padre Pio passo dopo passo dalla chiesa Santa Maria delle Grazie alla chiesa a lui dedicata, come dicevamo. È una processione vera e propria che si svolge ogni anno al cambio di stagione per i motivi che ormai tutti conosciamo bene. La chiesa nuova durante il periodo invernale è soggetta a rischio di ghiacciate, quindi di neve e ghiaccio, che renderebbero rischioso il fatto di, la possibilità di andare a salutare il Santo Padre Pio tutte le mattine, come molti abitualmente fanno. Nella bella stagione questo rischio ovviamente non si corre, e come le immagini ci stanno suggerendo la reliquia del corpo arriva nella chiesa nuova, appunto, la grande aula liturgica che può ospitare migliaia di persone e che questa primavera sarà sicuramente affollata da tanti pellegrini da tutta Italia e da tutto il mondo, che già quest'inverno sono venuti molto, molto numerosi, davvero dalle Americhe, America del Nord e America del Sud, ma anche dall'Asia, dall'Africa, dall'Australia. Proprio oggi riprenderemo l'intervista ad un gruppo di pellegrini internazionali che veniva da Australia, Africa e Sud America. Lo vedremo poi nel corso dell'agenda del santuario. La traslazione è stata seguita domenica scorsa dalla celebrazione delle 11:30 presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Neri, che state vedendo nelle immagini, arcivescovo di Otranto, che il sabato precedente ha tenuto la catechesi al popolo, l'ultima delle catechesi al popolo prima della Settimana Santa, appunto. Quindi andiamo ad ascoltare alcuni minuti, proprio le parole, la viva voce di Monsignor Francesco Neri durante la catechesi al popolo del giorno prima. Pace e bene a tutti. Ringrazio i miei fratelli di San Giovanni Rotondo per avermi coinvolto in questo itinerario di preparazione alla Quaresima, guardando al Signore Gesù, a Francesco d'Assisi, a Pio da Pietrelcina. Il tema delle stimmate vorrei trattarlo cominciando con un primo passo sul rapporto che c'è tra l'amore e la ferita. Il nostro desiderio sicuramente più grande è quello di essere amati e di amare. Tante ferite in noi si sono prodotte perché nel tempo, in alcune circostanze, non ci siamo sentiti amati. Forse anche adesso non ci sentiamo sufficientemente amati, valorizzati nelle nostre capacità. Viceversa, quando qualcuno ci fa sentire amati, in ogni maniera in cui questo può capitare, e in noi si produce una grande gioia, le ferite vengono guarite. Abbiamo bisogno di essere amati, ma abbiamo anche bisogno di amare. Perché ogni giorno dobbiamo riprendere la lotta della vita quotidiana, il martirio della vita quotidiana, se non c'è qualcuno per cui farlo, se non c'è qualcuno che sia lo scopo della nostra vita, qualcuno al quale dire: vedi, ciò che io sono, ciò che io ho, ciò che io faccio è per te, io ti amo. Noi abbiamo bisogno di essere amati e di amare, sicuramente questo è il nostro principale desiderio. Sembrerebbe perciò che quando nella nostra vita entra qualcuno che ci fa sentire amati e che possiamo amare, finalmente il nostro dolore sia terminato, che non ci sarà più sofferenza nella nostra vita. In realtà è il contrario, perché l'amore apre a nuove ferite. Infatti, mentre nei confronti delle persone estranee noi entriamo in relazione proteggendoci, lanciando messaggi: non oltrepassare una certa soglia, altrimenti tu puoi far male del male a me, io del male a te. Quando invece siamo con le persone con cui ci vogliamo bene, pensiamo a un bambino tra le braccia della mamma, del papà, evidentemente queste nostre difese cadono. Che senso avrebbe difendersi dalle persone che ci amano e che amiamo? Noi dunque entriamo in rapporto con queste persone con tutta la nostra vulnerabilità, con la nostra fragilità, con la possibilità di essere feriti. È stato detto anzi che amare qualcuno significa dargli la possibilità di ferirci. Queste alcune delle parole che ha condiviso con noi Monsignor Francesco Neri durante la catechesi al popolo di sabato 16 marzo, che poi, come vedevamo, ha fatto seguito alla celebrazione della domenica successiva alle 11:30 in seguito alla traslazione della reliquia del corpo di San Pio dalla chiesa Santa Maria delle Grazie alla chiesa a lui dedicata, la chiesa di San Pio appunto, per cui venendo a San Giovanni Rotondo la reliquia del corpo di San Pio oggi da domenica 17 fino al prossimo autunno la potrete venerare nella chiesa nuova. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Anna Paola Bisceglia della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Buongiorno Anna Paola, ben trovata. Ciao Tony, grazie. Sei qui con noi oggi perché nei giorni scorsi c'è stato un altro momento davvero molto bello e partecipato che è stato organizzato dalla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, tra l'altro nostra partner nel programma di approfondimento La regola della sostenibilità ogni lunedì, che come vediamo nella grafica che avevamo proposto già settimana scorsa ha visto una Via Crucis meditata il giorno di San Giuseppe, il giorno 19 marzo alle ore 20, quindi in notturna, presso la Via Crucis sul Monte Castellana. Io non c'ero il 19 marzo perché ero a Minervino di Lecce a celebrare, a documentare le tavole di San Giuseppe, un rito molto bello. Ne approfitto per salutare tutti gli amici che ci seguono dal Salento, numerosissimi, per la bella accoglienza che abbiamo avuto e questo bel rito che abbiamo vissuto da vicino. Invece che cosa è successo sulla Via Crucis del Monte Castellana a San Giovanni Rotondo quella stessa sera ce lo racconti proprio tu. Sì, esatto, ormai già come succede da 3 anni a questa parte abbiamo ripercorso le tappe, le stazioni di questa bellissima Via Crucis monumentale dei frati, ancora una volta accompagnati dal nostro padre Franco, ed è stato bellissimo poter far coincidere questo momento di preghiera con la festa del papà e quindi sotto la protezione di San Giuseppe. Sì, come dicevi, una Via Crucis meditata. Quest'anno abbiamo incontrato e conosciuto dei ragazzi e delle persone confinate, come abbiamo voluto intitolare la Via Crucis Crucis di quest'anno. Confinate perché abbiamo incontrato i ragazzi del carcere minorile di Bari e alcune persone, uomini, adulti, della comunità Giovanni XXIII di Vasto, che stanno, diciamo, scontando anche, l'ultimo periodo della loro pena in questa comunità di cura e accoglienza reciproca. Ebbene sì, per noi è stato veramente, come proprio padre Franco ha voluto sottolineare al termine di questo percorso, anche noi abbiamo con le nostre mani, poco innocenti anche noi, ci siamo scambiati, abbiamo preso questa croce, così come all'interno di queste strutture in qualche modo si cerca di sollevare il peso del dolore e dell'esperienza di questi fratelli. Ed è molto bello quello che ha precedentemente detto padre Francesco Neri. Le ferite che sono il prodotto di un amore non ricevuto ma anche di un amore non dato. Ecco, noi ci stiamo incontrando questi ragazzi, abbiamo fatto esperienza proprio di questo, come i loro reati o ipotetici reati, perché non sempre si trattava di questo purtroppo, ricordiamo anche l'ingiustizia del sistema a volte legale. I reati di questi ragazzi derivavano spesso da esperienze familiari non serene, quindi da un amore purtroppo non vissuto nella maniera più sana e santa, un amore non ricevuto nelle forme più idonee e un amore a volte anche non dato nelle forme più giuste. Quindi ecco, è stato bello per noi poter toccare le mani di questi ragazzi, di queste persone che a volte avevano bisogno solo di questo, di uno sguardo che incrociasse il proprio senza giudizio, senza quel giudizio a cui sono abituati ad essere sottoposti durante il loro periodo di sconto della pena in queste strutture a volte anche poco accoglienti, poco casa, poco famiglia. Ecco, noi per pochi attimi, poche ore abbiamo desiderato essere per loro un po' casa, un po' famiglia, un po' cura. E speriamo anche di averci riusciti. Ci siete riusciti sicuramente. Anna Paola, io ti ringrazio non solo per la testimonianza che stai facendo stamattina, ma anche davvero per il prezioso lavoro che fate tutto l'anno come comunità Laudato Si. Tra l'altro, come dicevo, noi ci possiamo vantare, beare del vostro supporto anche durante la trasmissione La Regola della Sostenibilità. Sì. Invito quanti ci seguono a seguire questo gruppo sui loro canali social, su Facebook sicuramente, sì, comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Avete anche un sito vostro dedicato? Abbiamo un blog che riporta lo stesso nome, comunità Laudato Si San Giovanni Rotondo, e la nostra pagina Instagram. Perfetto, così possiamo seguire il bellissimo lavoro che svolgete tutto l'anno sul nostro territorio. Io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie a voi. E buon proseguimento di Quaresima, poi gli auguri di Pasqua ce li facciamo più avanti. Va bene, grazie Tony, anche a voi. Restituisco la linea alla regia, ma ci ritroviamo subito dopo la pubblicità per parlare di un'altra iniziativa molto bella e importante che si sta nascendo, sta fiorendo, è il caso di dire, sul nostro territorio. Tra pochissimo. Ritorniamo insieme, come promesso, all'appuntamento settimanale con l'agenda del santuario, la rubrica con la quale andiamo a vedere da vicino quello che è successo e quello che succederà nel santuario, ma anche oltre il suo perimetro, perché il Gargano è un territorio sacro per natura, diceva un vecchio claim, e questa definizione, questo aggettivo di sacro con Gargano si lega veramente bene. Oggi ne parleremo con Domenico Sergio Antonacci, che ci ha raggiunto in studio per parlarci proprio del neonato progetto Gargano Sacro. Bellissime le immagini che stanno già scorrendo alle nostre spalle. Domenico, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, che cos'è Gargano Sacro? Perché ne stiamo parlando proprio in questi giorni, abbiamo tante cose da dire, non abbiamo fretta, per cui partiamo dall'inizio. Va bene, va bene. Gargano Sacro è un progetto realizzato, ideato da Lega Ambiente Festambiente Sud, il circolo di Monte Sant'Angelo, che nasce a partire dal festival che si tiene ogni anno qui sul Gargano. Un festival itinerante che da diversi anni si tiene tra Rignano Garganico, San Marco, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Vieste. Generalmente in estate. Generalmente in estate. Luglio dovrebbe, seconda metà di luglio. Sì, tra luglio e agosto. E a partire dall'idea del festival si è deciso di andare più in là e quindi di andare alla scoperta dei territori, di unire soprattutto i territori e i luoghi alle comunità che li vivono. Abbiamo un po' questa criticità sul Gargano, no? Sentiamo i luoghi, soprattutto quelli fuori dalla città, magari molto distanti, non ce ne prendiamo cura, anzi spesso magari li trattiamo anche male. Dunque Gargano Sacro nasce con l'intento di far riappropriare alle comunità i propri luoghi, luoghi sacri, sia nella definizione, diciamo, religiosa cristiana del termine, ma anche per natura, come dicevi tu, no? Come ci ricorda il claim di diversi anni fa, perché Gargano poi, se non sbaglio lo diceva anche Padre Pio, la foresta ombra è una cattedrale del creato, e quindi ecco che abbracciamo in quest'idea un po' tutte le specificità del Gargano, da quelle culturali storiche a quelle naturalistiche. Anche perché, consentimi di dire, passa proprio attraverso questa riappropriazione nel senso bello e alto del termine, la capacità di condividerlo con i tanti pellegrini, turisti, camminatori che arrivano sul Gargano tutto l'anno. Esattamente, se noi comunità locali, abitanti del posto, riusciamo a sentire i nostri luoghi, a prendercene cura, che è un po' il cuore del progetto, miglioriamo anche l'esperienza di chi accogliamo, di chi viene a trovarci sul Gargano, per una serie di cose, perché i luoghi sono più presentabili, perché sono gestiti, perché sono animati, sono vissuti, perché creano opportunità anche lavorative, economiche per i giovani del territorio. Assolutamente sì, e poi tu sei una voce autorevole in questo senso. Io sono veramente felice quando possiamo dialogare con te, perché oltre che un esponente del progetto Gargano Sacro, sei anche una guida turistica, il founder di Gargano Natur, nonché il presidente della Francigena San Giovanni Rotondo. Tutta una serie di componenti che non solo definiscono la tua persona, ma anche le potenzialità che questo territorio può esprimere laddove ne siamo consapevoli. Esatto, sì. Partiamo da questo, dalla consapevolezza. E quindi Gargano Sacro in che cosa si vuole esplicitare, poi, per andare sul concreto? Noi da diversi mesi stiamo organizzando sul territorio degli incontri per stimolare gli attori, gli stakeholder dei luoghi della cultura a mettersi insieme, a conoscersi, perché al di là dei luoghi abbiamo anche un altro problema, spesso non ci conosciamo, anche all'interno degli stessi comuni non sappiamo chi è magari l'associazione che gestisce, che è in grado di, che anima quel luogo. E dunque questa è anche un'occasione di incontro e di conoscenza, di condivisione di esperienze. La espliciteremo tra qualche settimana, tra l'altro con un'iniziativa che... Io voglio creare un po' di suspense intorno a questo, perché penso che sia davvero un passaggio cruciale, soffermandomi sul momento di formazione che avete organizzato nelle settimane precedenti, di cui qualche settimana fa abbiamo dato conto attraverso le parole del presidente di Lega Ambiente Franco Salcuni. Questo momento di formazione, che momenti di formazione sono indispensabili per generare quella consapevolezza che spesso ci manca e, come dicevi tu, per creare reti. E poi un secondo atto davvero degno di nota, e ci tengo a sottolineare l'importanza di questo passaggio, perché forse tante volte ci si è ragionato su, tante volte se ne è parlato, ma per la prima volta sul Gargano sarà organizzato il cammino sacro del Gargano, il cammino del Gargano Sacro, del quale appunto ti prego di parlarcene. Sì, una piccola nota sulla scuola, visto che l'hai citata. Gargano Sacro ha così tante cose che poi si fa fatica a ricordare tutto. A chi ha partecipato, sta partecipando al progetto Gargano Sacro, abbiamo dato l'occasione di partecipare a questi incontri altamente formativi tenuti da esperti dei temi sul turismo sostenibile, sul turismo lento, esperti di livello nazionale, che hanno portato le proprie esperienze, ci hanno raccontato di come si può fare anche in territori marginali come il Gargano, e quindi è stata un'occasione unica e la partecipazione è stata tanta. Questa cosa, diciamo, ci rincuora, ci fa felici, addirittura anche da fuori provincia, quindi vuol dire che c'è tanta fame di imparare e di iniziare a mettere in campo delle azioni sui temi del turismo lento. E vado all'ultima cosa che dicevi, il cammino Gargano Sacro. Forse sì, dopo tanti anni è la prima occasione di organizzare qualcosa di così complesso sul cammino. Magari si è fatto già 20 anni fa, l'abbiamo anche dimenticato. E noi invece dal 25 aprile al 1 maggio stiamo organizzando un cammino che parte da Rignano Garganico e giunge fino a Vieste. È un cammino di 7 tappe al quale tutti possono partecipare. Quindi la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti? La partecipazione è aperta a tutti, gli unici costi da sostenere sono quelli del pernotto che abbiamo, diciamo, cercato di contenere al massimo grazie ai partner che stanno partecipando al progetto Gargano Sacro, anche operatori turistici che hanno capito, diciamo, lo spirito dell'iniziativa, quindi il costo per tutte quelle giornate è anche abbastanza simbolico, diciamo così. E sono 7 tappe per un totale di circa 120 km. Si possono percorrere, attenzione, anche parzialmente, quindi se si decide di partecipare alla tappa San Giovanni Rotondo Pulsano lo si può fare e poi tornare a casa. 7 tappe della lunghezza media di 20 km, poi ce ne sarà qualcuna di 15, qualcuna di 20, e attraverseremo tutti i luoghi più importanti di questo Gargano Sacro, soprattutto sulla direttrice meridionale. Partiremo da Rignano Garganico, che con il suo Museo del Paleolitico è ormai un riferimento per la preistoria italiana. Passeremo dal nuovo sentiero della Dolina Cento Pozzi per arrivare al Convento di San Marco in Lamis, Convento di San Matteo. Da lì ripartiremo per giungere a San Giovanni Rotondo, dove finirà la prima tappa. Il giorno successivo ripartiremo sulla via Francigena in direzione Abbazia di Pulsano. Anche lì verremo accolti dai monaci di Pulsano, quindi ecco, attraversiamo sicuramente dei luoghi di grande valenza spirituale e di fede. E infine giungiamo a Monte Sant'Angelo, che è un po', diciamo, l'antico caput mundi del Gargano, se vogliamo, per la presenza della grotta di San Michele Arcangelo. Siamo ancora alla terza tappa, il giorno successivo partiamo per il mare, arriviamo a Mattinata, visiteremo la necropoli di Monte Saraceno e qui faremo la pausa per poi partire il giorno successivo verso l'Abbazia di Monte Sacro. E come si capisce bene, insomma, davvero quella del Sacro è una presenza che attraversa il cammino in tutte le tappe. Questa antica abbazia benedettina spettacolare, uno dei luoghi simbolo del Gargano. La tappa successiva prevede invece l'attraversamento del bosco a sud della foresta Umbra per arrivare alla masseria Sgarrazza, una struttura agrituristica molto suggestiva, che poi ci accompagnerà verso l'ultima tappa, Vieste, una magnifica tappa, quella l'ultima che io amo, tutta vista mare, verso il mare aperto dell'Adriatico, è qualcosa di fenomenale. Quindi sarà un'occasione per attraversare tanti habitat, tanti ecosistemi, tanti paesaggi diversi, attraversare la diversità del Gargano a tutto tondo. Domenico, io ti ringrazio veramente di cuore e ringrazio anche la regia che mentre parlavi ci ha fatto vedere le immagini del primo cammino del Gargano, immagini e informazioni che potete reperire sul sito di Festambiente Sud. Ti lascio dire l'indirizzo. Sul sito della Green Cave di Festambiente Sud, greencave.org. magari torneremo a parlare di questo importante cammino e cercheremo di scrivervi anche l'indirizzo in un sottopancia, così potete prendere nota. C'è ancora tempo per organizzarsi, dico bene? Sì, le iscrizioni sono ancora aperte, si può appunto ci si può iscrivere sia a una tappa o più tappe o al cammino intero. Trovate tutte le informazioni sul sito web. Perfetto, il nostro tempo è scaduto per quanto riguarda questa settimana, ridiamo la linea alla regia, ma ci ritroviamo giovedì prossimo.